Buongiorno, lunedì 11 aprile, sempre su Sveglia di Avvocatura, un breve jingle e siamo da voi. Scarica la nostra app, Uslow Web Radio, per Apple e Android. E ancora buongiorno, sono Angelo Marzo dalla mia postazione virtuale di Vicenza, con me in regia Ornella Sala. Oggi è una puntata con due aspetti, uno è quello relativo ai social e ai social network, come erano prima, come sono adesso, come saranno probabilmente dopo, ma soprattutto relativamente alle modalità, che fine fanno, dice Andrea Daniele Signorelli, ed è questa la prima intervista che mandiamo in onda. Siamo in diretta sulla radio dell'Avvocatura, ascoltaci quando vuoi e dove vuoi, www.webradiouslow.it. Buongiorno ad Andrea Daniele Signorelli. Ciao Angelo, grazie dell'invito. Andrea, hai scritto una bellissima provocazione sulla fine dei social network, no? Ma con la parentesi, per come li conosciamo. Che cosa intendiamo, e soprattutto poi in questo periodo di guerra social, anche oltre a quella fisica, che sta succedendo e perché la fine? Beh, innanzitutto grazie, sì, è la fine per come li conosciamo, perché la mia impressione, che poi ho cercato di analizzare anche con dati, numeri, percentuali e altro, è che quell'epoca inaugurata da Facebook, di social network che permettono la comunicazione tra pari, fra tutti, la condivisione di contenuti, lo scambio, nel bene e nel male, con i pro e i contro che ormai abbiamo imparato a conoscere, si stia gradualmente, forse non estinguendo, ma sicuramente sta molto riducendo la sua portata, perché abbiamo visto che dal mondo degli amici, diciamo, di Facebook, si è passato ai followers, che sono la metrica fondamentale su Instagram, con l'avvento degli influencer, quindi persone con le quali noi non è che comunichiamo, ci limitiamo a seguire le loro gesta, e poi addirittura si arriva a TikTok, dove veramente, fatta eccezione per i pochi creator che si occupano in maniera professionale o anche solo amatoriale o dilettantesca di creare contenuti, di creare questi brevi video, la stragrande maggioranza, se non la quasi totalità degli utenti di TikTok si limitano a osservare questi video, quindi quell'aspetto tipico del web 2.0 in cui il consumer, che sia produttori che consumatori di contenuti, sta un po' venendo meno, adesso si sta tornando, sembra quasi che la direzione sia quella di star tornando a un mondo in cui lo spettatore passivo osserva, come in televisione, osserva i contenuti creati da pochi professionisti. Quindi, più che fine, no, permettimi, parlerei di modalità di approccio e di modalità di diffusione? Sì, ma infatti fine era una provocazione legata al fatto che comunque social network, ricordiamocelo, significa ovviamente rete sociale e quindi si presta benissimo a un sistema come quello di Facebook, dove si costruiscono delle vere e proprie reti sociali. In un modello come quello di TikTok, di rete e di socialità, c'è ben poco, c'è un modello di intrattenimento anche per certi versi anche abbastanza tradizionale. Un mondo forse più voyeuristico, no? Il termine passamelo, anche se non è proprio così, o un modo di farsi notare o di farsi vedere, un po' un contraltare giocoso di LinkedIn, forse. Beh, LinkedIn è un altro pianeta ancora, in cui comunque l'aspetto della socialità è importante, però è tutto legato al mondo del lavoro. Sicuramente c'è quello che dici tu dell'aspetto wireistico, che già sappiamo, questo praticamente per certo ormai, aver giocato un ruolo molto importante anche nel successo in generale di social network, ma soprattutto direi di Instagram probabilmente, che è quello che più ha permesso di andare insomma a spulciare tra le immagini di persone che magari non si aveva modo di conoscere di persona, e su TikTok si va un altro passo avanti ancora. Credo che veramente però la differenza sostanziale sia sul fatto che se su Facebook eravamo
in contatto con i nostri amici, conoscenti, colleghi o parenti, su TikTok invece ci limitiamo a osservare contenuti creati da persone che non conosciamo minimamente. Dalla reciprocità alla visione, esatto. al cinema social, chiamiamolo cinema social, no? Però forse no, questo aspetto non è un po' un contrasto con quello che poi è il lancio del metaverso, che invece presuppone una interazione addirittura, cioè proprio in 3D se vogliamo, no? Sì, c'è, sicuramente c'è questo aspetto. In cui il metaverso per da molti viene immaginato come una sorta di Facebook immersivo, in cui quindi noi comunichiamo con le persone, però lo facciamo in questi ambienti aperti in realtà virtuale. Quindi potrebbe anche essere che forse una certa forma di socialità che nel mondo insomma, dello schermo, di internet tradizionale, sta mostrando un po' di stanchezza, invece trovi nuove forme di diffusione, nuove forme di espressione in questi ambienti di realtà virtuale. Io sono abbastanza scettico relativamente al fatto che le persone avranno voglia di immergersi in questi mondi sociali in realtà virtuale o comunque davanti a uno schermo, perché penso che quello che per loro, per molti è un vantaggio, cioè l'immersività totale, potrebbe invece rivelarsi uno svantaggio, il comodo di avere un social network sullo smartphone è che io posso fare attività sociale, digitale, mentre sono a spasso, mentre sto facendo altro. Invece l'immersività ti costringe a fare solo ed esclusivamente quello. E per comunque nel metaverso l'ultimissimo aspetto è che si prevede una socialità fatta con persone io conosco lì all'interno di quell'ambiente, mentre finora i social network sono sempre stati portare anche nel mondo digitale l'amicizia e i contatti che ho nel mondo fisico. Oppure riprenderli, perché quello poi all'inizio fu il trend iniziale, no? Sì. Bene, Andrea, grazie di questa tua bellissima provocazione e una buona giornata a te. Grazie, ciao Angelo, a presto. News Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. Mentre la seconda intervista riguarda un impegno fra me e il collega Michele Zuppardi, se seguire gli andamenti del condominio dal punto di vista legislativo ma anche dal punto di vista sociale, dove va il condominio, in quale direzione, ma soprattutto lo affronteremo ogni mercoledì pomeriggio insieme a Michele Zuppardi in una puntata presso su Uslaw Web Radio. Quindi è semplicemente una modalità per lanciare questo impegno e questo evento che andrà in onda subito dopo Pasqua. Non mi rimane che augurarvi buona Pasqua a tutti e sempre su Svegliati Avvocatura. Uslaw Web Radio. www.webradiouslaw.it. webradiouslaw.it. Buongiorno al collega e amico Michele Zuppardi. Buongiorno a te, Angelo. Michele, tu che sei proprio impegnatissimo nell'ambito condominiale, con le associazioni, con le unioni e comunque con il tuo lavoro, ci dovrai illustrare non un fatto di giurisprudenza o comunque, ma con quello, qual è la direzione che il condominio sta affrontando sia sotto il profilo normativo e sotto il profilo dei iure condendo, dove possiamo andare. E con te poi questo tema lo affronteremo e tu ci dirai quando e come nelle puntate, negli eventi che affronteremo in diretta. Allora Michele, dove va questo condominio? Dove va il condominio? Forse non lo sa neanche lui dove va il condominio, perché il punto è questo, no? Il condominio assomiglia sempre più e sempre più una creta in mano al legislatore, perché noi ci siamo trovati a un come eravamo, eravamo un pochettino statici e cercavamo di respingere tutte le incombenze che si abbattevano senza, diciamo, con immediatezza, senza programmazione, senza formazione, senza un'idea anche, diciamo, delle responsabilità, e quindi gli amministratori di condominio assimilavano e ottenevano attenzione, però soltanto dal punto di vista, diciamo, delle responsabilità.
dove stiamo andando dopo la pandemia. Questa pandemia ha cambiato completamente il modo di pensare di tutti e non ci dimentichiamo, ecco perché la Creta in mano al legislatore, non ci dimentichiamo che proprio durante la pandemia è stato detto e scritto dal legislatore tutto il contrario di tutto. Unitamente alla notissima vicenda Superbonus, ma basti pensare che ogni 50 giorni dalla prima emanazione della norma, che risale ormai a 2 anni fa, la media è stata ogni 50 giorni un cambiamento o un ripensamento del legislatore. Quindi sì, gli stabili da amministrare, tutta la riqualificazione degli stabili, la rispondenza con le norme europee, ma tutto si è abbattuto sul condominio e quindi sugli amministratori. Allora, un esempio per tutte, no? Il pasticcio, no? Dei quorum, chi può deliberare cosa, e prima l'unanimità e poi 500 più 1 e poi un terzo, parlo del super bonus. Certo. La grande incognita delle assemblee miste, dopo i regolamenti non ci sono, e quindi fare una norma sulle assemblee miste e andare a dire sì, tu partecipi in presenza, tu partecipi online, cioè senza dei protocolli, senza studiare prima i regolamenti, perché nel frattempo non ci si poteva incontrare, non si potevano fare le assemblee. Cioè, le mancate, scusami Michele, le mancate presentazioni dei bilanci oggettivamente impossibili. Le mancate, no? Presentazioni dei bilanci, che non si potevano, però nessuno ha mai detto sì, te lo prorogo fino a quando non sono insorte le proteste, eccetera, eccetera. Quindi i rimbrotti degli amministrati, già stressati di loro perché non potevano parlare, non potevano uscire di casa, cioè il mondo del condominio si è trovato veramente travolto. E quindi la Creta, ma tu la Creta la puoi usare come vuoi, la puoi usare facendo piano piano, facendo il maestro vasaio, oppure puoi fare delle cose astratte che la gente non capisce. Ecco, quindi siamo in una fase, saremmo, credo, pronti per una fase di rimodellamento. Questa è, diciamo, lo stato dell'arte, se così possiamo dire, perché arte non è, perché quando tu continui ad avere, no, una norma che, diciamo, una riforma, oggi siamo arrivati a 10 anni dalla riforma, esatto, ma cosa è stato riformato non si sa bene, sono state riformate, no, le fregature che gli amministratori qualche volta davano agli amministrati, e quindi si è andati giù di brutto col codice, devi fare quello. E poi te ne dico un'altra, l'equo compenso, grande bufala, perché insomma noi facciamo sempre in Italia le distinzioni ancora oggi ordinistici e non ordinistici, come se ci fossero professionisti di serie A e di serie B. Allora, quando un avvocato deve fare il corso per amministratore di condominio, deve farsi le 15 ore dopo che si è fatto l'aggiornamento professionale, quando l'amministratore che non è avvocato deve gareggiare con che ci va, perché quello è avvocato e ne sa di più, cioè siamo in una fase, diciamo, di dove vogliamo ottenere grande efficacia sulle attività, grande efficienza gestionale, ma non abbiamo mai fatto i presupposti, quindi una Creta tutta da modellare. E quello che io chiedo, no? Una scuola, no? Tu stai tentando con le tue unioni, con le altre associazioni, ma anche altri, senza dare privilegi di sorta di privilegi, ma credo che manchi proprio una scuola dell'amministratore, unitamente ad un albo, perché a questo punto l'amministratore, come lo concepivamo anche prima del 2012, non può esistere col suo studiolo che fa due calcoli e dice bene, divido per 1000, divido per 500 e ho fatto questo. È complesso il ruolo dell'amministratore, e questa complessità, come abbiamo già detto, si unisce sia all'elemento giuridico che all'elemento comunicativo, all'elemento di rapporto con le varie enti, anche quelli di natura fiscale, l'Agenzia delle Entrate, piuttosto che l'Agenzia del Territorio e quant'altro, no? Beh, a me fa ridere quando, fa sorridere meglio quando tu mi provochi così, perché mi parli di comunicazione, vogliamo noi i building manager, che adesso si usa anche tanto, va tanto di moda dire così, certo. E però poi non c'è l'obbligo di avere una PEC. Allora, all'interno stesso, no, della categoria
trovi l'amministratore davvero con la A maiuscola, no? Che fa il professionista con la P maiuscola, che ha uno studio, un'organizzazione e fa il manager, perché fa un'attività, una professione fatta bene. Poi ci sta quello che arrangia, che è distante la pecca, non te la do se no mi rompete le scatole ogni minuto. Allora, cioè, hai voglia tu a dire manager quando ancora consenti di fare i corsi con 72 ore, no? Senza controllo, e come viene prima? Ecco perché tu fai riferimento alla scuola, fai riferimento alla formazione, ma qua il problema è che tutti possono fare tutto. Certo, tu parli anche di albo, c'è all'origine una questione molto delicata, che è quella degli albi, dove praticamente nel frattempo in Europa gli albi si vanno, per così dire, smontando, e noi vorremmo un albo, però è anche vero che l'amministratore lo fa, no? Il geometra, l'architetto, l'ingegnere, l'avvocato, il commercialista, quindi è una professione così diffusa che o noi ci decidiamo a caratterizzarla dando dei contributi proprio professionali e delle aspettative e delle caratteristiche a questa attività, o se no continueremo a rimanere nel limbo. Ecco sempre la famosa Creta. Quindi, oltre al fatto che tu parlavi di comunicazione, mi hai sollecitato in questo, perché come Unione Nazionale Camere Condominiali sai che ho personalmente favorito un'idea di comunicazione attraverso proprio la facoltà di scienze delle comunicazioni all'Università di Teramo, perché stiamo facendo un progetto pilota, proprio perché è anomalo che un amministratore manager non sappia parlare, no, a una platea, o abbia difficoltà o abbia lacci e lacciuoli, perché comunque non posso dire, non posso fare niente, perché tra virgolette il potere spetta all'assemblea. E nel frattempo, alla vigilia di Natale, ci è stato regalato dal nostro Ministro della Giustizia la possibilità, udite udite, di andare in mediazione a dire: guardate, chiedo un attimo di pazienza, ditemi qual è la proposta e poi riferisco. Già questo sarebbe un primo passo, quando ancora adesso, perché la norma non è ancora attuale, quando ancora adesso io, building manager, devo chiedere l'autorizzazione all'assemblea per andare a vedere se mai si possa fare un accordo. Allora ditemi voi, come si fa a parlare di ADR e di managerialità in capo all'amministratore se oggi ci sono le manette? Questo è il punto. Ecco la Creta in mano al legislatore. Noi vogliamo i fondi del PNRR e poi li scarichiamo in bonus e diciamo: vedetevela voi. E allora un'altra questione, scusami Angelo, perché certo, apriamo dei cancelli, no? Un'altra questione: ma tu mi dai lo scarico fiscale per tutte le figure professionali, per tutta la filiera del superbonus, e ignori che l'amministratore si sta ammazzando di lavoro prima per capire tu, governo, che cosa vuoi, perché cambia ogni 50 giorni, e però poi mi dici che l'attività praticamente è ordinaria e quindi non ti spetta nulla. A meno che non vai a fare il direttore dei lavori, certo. ma voi volete tutto. Ecco la Creta, come la plasmiamo? E allora noi di questa Creta, cioè soprattutto noi, io e te, vogliamo stimolare, non siamo ovviamente così forti e così potenti da stimolare il legislatore, ma possiamo stimolare quella che tu farai e ne farai anche nei tuoi corsi, la comunicazione. E con la comunicazione noi ogni mercoledì affronteremo questi temi nuovi, non tanto i commenti delle sentenze, che sono interessanti e che ci porteranno allo sviluppo di questi programmi, ma quanto soprattutto ad un atto pratico per poterci consultare e comunque dialogare su questi aspetti di come lavorare questa Creta. Non saremo così forti, ma sicuramente potremo spingere gli altri colleghi e altri amministratori a interessarsi di questa vicenda, no? Sono onorato di questa proposta che ho avuto da te, dalla tua radio, dalla tua persona. In primis sono onorato perché da giornalista ormai un po' vecchiotto, perché insomma dopo 37 anni di iscrizione, 37 anni di iscrizione continuata, io credo che sia importante proprio dire: i protagonisti raccontano l'attualità.
Perché tu parli di sentenze, ma la sentenza no, segue sempre la norma. Esatto. Il problema qual è? Che non c'è la norma. Allora, quando i protagonisti raccontano l'attualità, ed è quello che vogliamo fare noi, e ci permettiamo subito dopo Pasqua con Condominio Live, che è questa bella trasmissione che abbiamo confezionato, che insomma che proporremo ai nostri ascoltatori, quando noi diamo in questo spazio di riflessione, no, facciamo il punto della situazione e solleviamo con spirito critico, sempre costruttivo, ma molto critico, perché raccontare quello che ha detto il giudice di Milano, siamo bravi tutti, leggerci la sentenza dopo tanti anni di avvocatura, insomma non mi vogliono più neanche a fare gli aggiornamenti per come sono diventato vecchio, no? Parlo degli ordini degli avvocati, no? Perché insomma dopo tanti anni lo sai che poi addirittura sarebbe inutile andarsi ad aggiornare, secondo loro. In realtà l'aggiornamento vero è quello della strada, cioè capire cosa sta accadendo negli stabili, qual è il braccio di ferro, cosa deve fare il building manager, cosa deve fare il gestore delle cose comuni, certo, cosa deve fare il mandatario. Qua ci sta ancora gente che parla di capocondomino. Questo è il problema. E allora mi piace dire Condominio Live, i protagonisti raccontano l'attualità, inviteremo in studio gli ospiti, ovviamente, e insomma io e te li metteremo sotto il tritacarne, oppure certo, ci faremo raccontare, no, il loro punto di vista. Perché stimolando... noi siamo disponibili anche alla nostra età, e mi associo alla tua anzianità, di imparare, perché questo è il motto, sempre imparare, solo così si se può superare. Se non guardi dalla finestra e non vedi cosa accade sotto, non capirai mai. Se invece ci rintaniamo nei nostri begli studi, no, con la luce soffusa, e ci leggiamo la sentenza, hai voglia tu a criticare la sentenza a seconda se ti conviene o no. Certo. Noi dobbiamo capire come si sta evolvendo quel lavoro di creta, quelle mani del legislatore, se vogliono dare un prodotto di creta gradevole o se vogliono fare costruire un manufatto, un aborto, un abnorme. Credo che davvero oggi il condominio, oggi più che mai, abbia bisogno di una svolta, soprattutto alla luce delle esperienze fatte negli ultimi 2 anni. Bene Michele, io ti auguro, perché ovviamente poi non ci sentiremo, una buona Pasqua, così come la auguro a tutti i radioascoltatori, a risentirci a dopo Pasqua per questo inizio di questa nuova avventura. Una buona Pasqua a te, romperemo l'uovo e tireremo fuori il Condominio Live. Grazie Michele. I protagonisti raccontano l'attualità. Grazie a te. Ciao. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.